Salve e benvenuti a questa puntata dell'incontro. Faremo una bella camminata con Noemi Scibiria, del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale, la più giovane. Allora, iniziamo. Come la prima volta che entrate in consiglio comunale, quali sono state le emozioni? Sicuramente sono state emozioni forti, è stata un'esperienza incredibile. Innanzitutto quella è la campagna elettorale, una campagna elettorale vissuta nel pieno delle energie e dell'entusiasmo. La cosa bella è stata partecipare con il movimento proprio perché è stato rappresentato da molti giovani. La vittoria è stata entusiasmante proprio perché Alcamo si è vista governata per la prima volta da menti fresche che hanno voglia di rinnovamento e che stanno mettendo già da più di 8 mesi a questa parte in pratica una rivoluzione culturale, così potremmo definirla. Diciamo, quando tu sei entrata, Il primo momento in consiglio diciamo, un po' di tensione, un po' comunale. di paura. Decisamente sì, anche perché sono una tra le più giovani in consiglio comunale e confrontarmi con gente più adulta che ha amministrato da tempo, parlo ovviamente della dirigenza da un certo punto di vista, ma anche con gente che ha fatto politica da diversi anni, sicuramente non è stato semplice. Oggi però, Infatti, ora qual è dopo la differenza fra ad oggi? le prime sedute sicuramente sono state più emozionanti, anche è difficile parlare in aula proprio perché ci si confronta con gente molto più grande e con molta più esperienza. Dopo più di 8 mesi sicuramente la situazione è cambiata, c'è sempre quel senso di nuovo e sicuramente di voglia di dare qualcosa di diverso, però oggi Diciamo, ti l'esperienza è senti un po' di responsabilità in più o... Sicuramente sì, anche perché il lavoro delle commissioni, che secondo me è il più importante, quello dove si lavora pragmaticamente e si trovano le soluzioni per la città. Il confronto in aula consiliare è sicuramente molto costruttivo anche con la minoranza, è un momento fondamentale. E ovviamente, ripeto, confrontarsi con gente più grande da cui si può sempre apprendere. Lo spirito che cerco sempre di mantenere, così come dall'inizio, è quello di avere sempre più conoscenze, di poter conoscere sempre di più. È lo stesso spirito che ho acquisito in commissione, così come in consiglio comunale. Com'è stare nella stanza dei bottoni? Tu fai parte della maggioranza comunque che governa e perciò deve dare delle soluzioni pratiche ai problemi. Sicuramente l'approccio è diverso rispetto alla minoranza, siamo noi che dobbiamo trovare le soluzioni alla città, ma è proprio questo che secondo me ci rende ancora più entusiasmante il lavoro. È un lavoro particolare e l'impegno sicuramente deve essere maggiore. Proprio perché non ci si può fermare soltanto a creare dei problemi, ma si deve pensare subito alle soluzioni. Soluzioni che tuttavia dobbiamo trovare con la cittadinanza, lo spirito che abbiamo Con la cittadinanza avuto. anche con l'opposizione, infatti il Sì, rapporto con decisamente. l'opposizione ogni tanto risulta un pochettino, diciamo, non tanto tranquillo. Come mai, secondo In te? realtà non la vedo così tragica, parlo in particolar modo della mia commissione che è la seconda. Il rapporto con la minoranza è molto aperto, cerchiamo sempre di trovare le condizioni affinché tutti possano partecipare al dibattito e affinché tutti possano dare la Però in propria consiglio, posizione. diciamo, si è In visto consiglio comunale molte. probabilmente inizialmente le tensioni ci sono state, ma per molti di noi era un ambiente nuovo. Adesso la tensione è sicuramente inferiore, anche perché stiamo portando in consiglio comunale atti fondamentali per la città. Nel giro di pochi mesi abbiamo portato due bilanci, abbiamo portato due piani triennali. E molte volte però l'opposizione ha lamentato una La poca mancanza parte. di dialogo Ma in da parte realtà. dell'amministrazione. Invece, dai banchi del Consiglio, come la vedi?
Ma in realtà non vedo assolutamente quest'idea che molte volte la minoranza mette in campo. Noi siamo molto aperti al confronto, il Movimento 5 Stelle è un movimento che cerca sempre il confronto con le altre forze e penso che lo abbiamo dimostrato soprattutto con il piano triennale in cui la terza commissione ha collaborato a pieno titolo nella formulazione, così con il DUP, il bilancio di previsione. L'assessore Scurto ha partecipato a molte sedute della seconda commissione anche in E allora perché precedenza. l'opposizione lamenta una mancanza di dialogo? Ma Non in toto, però in buona parte. io non sono assolutamente d'accordo di questa mancanza di cooperazione. Sicuramente da entrambi i lati possiamo migliorare, si può avere una maggiore apertura da parte della minoranza, così come da parte della maggioranza. Il nostro atteggiamento sicuramente è di apertura e non di chiusura nei loro confronti, anche perché siamo convinti che le soluzioni debbano essere Allora, si può prese. sperare, perché è anche bello per la città, vedere un consiglio comunale Che voti che vota e non all'unanimità. litighi, non ci siano forti, forti tensioni. Il tuo impegno è quello, anche del movimento, quello comunque di portare più a una collaborazione? Sì, decisamente, ma l'obiettivo penso che sia assolutamente quello. Ripeto, fin dalla campagna elettorale abbiamo trovato utile confrontarci con la città e con tutti i cittadini, dal contadino all'artigiano all'ingegnere. Ogni cittadino è una risorsa per noi, così come la minoranza è una risorsa per noi. Le soluzioni, se trovate tutti insieme, sicuramente hanno un effetto diverso e possono essere maggiormente migliori per la cittadinanza. Non ci blocchiamo assolutamente alla Speriamo, differenza tra minoranza e maggioranza. perché molti dell'opposizione hanno lamentato un problema appunto di molte parole che dicono dialogo, però nei fatti no. Ripeto, nei fatti noi concretamente in seconda commissione sugli atti più importanti che abbiamo portato in consiglio quest'anno nel bilancio di previsione, dopo e prima nel DUP, il confronto c'è stato. Sicuramente il prossimo anno si può migliorare, si può cominciare a collaborare ancora prima. Ripeto, ci sono sempre delle vie di miglioramento. Riteniamo tuttavia che Già c'è qualcosa. già c'è qualcosa che è fondamentale. Vabbè, fase di assestamento, da sempre amministrazione giovane, consiglio comunale quasi tutto giovane, perciò diciamo sarà una fase di assestamento. Ok, noi ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Ben ritrovati, siamo sempre qua con Noemi Scibile, del Movimento 5 Stelle. Siamo in Piazza della Repubblica. Il sabato questa piazza si riempie di persone. Quindi parliamo del problema cosiddetto Movida. Per una giovane, qual è la tua visione da giovane? Sì, in realtà la movida non è soltanto un problema come molti vogliono fare apparire. Sicuramente è qualcosa che deve essere trattato, in particolar modo io sono sensibile a questo tema in quanto giovane. Cerco di occuparmene già da mesi perché mi interessa e perché è fondamentale riuscire a trovare una soluzione a quello che è il problema del Dal tuo punto sabato di vista sera. da giovane, qual è una delle soluzioni? Cosa può essere? Sicuramente educare i giovani, educarli attraverso la cultura, indirizzarli attraverso per esempio dei concerti musicali, piuttosto che attraverso delle manifestazioni che possano farli interagire da protagonisti, non lasciare che i ragazzi siano abbandonati a loro stessi. È fondamentale che noi come amministrazione, come politica, diamo un segnale, ma il segnale deve venire anche e soprattutto dalle famiglie, dalla scuola. Secondo me la soluzione deve essere Però chi vive in un'interazione. queste zone lamenta spesso, sì, musica, unione dei giovani, però certe volte vedono appunto in quello il problema, nel senso che
i giovani si riuniscono, musica, bevono, diciamo, quale può In essere una soluzione? Ma in realtà fin dall'inizio abbiamo cercato di mettere ordine. Per alcuni anni Alcamo è stato abbandonato a sé anche in questo tema, musica fino alla tarda mattinata. Fin dall'inizio noi abbiamo posto delle regole, la musica si può fare fino a un certo orario, anche perché è giusto anche che la nostra cultura cambi. Molte volte noi ci approcciamo ad uscire alle 23, mentre in realtà potremmo uscire molto prima e quindi ritrovarci prima, fino alla nostra uscita molto prima rispetto alle ore cui siamo soliti. Però diciamo c'è un L'obiettivo problema anche sociale. C'è un problema sociale, ripeto, secondo me la vera soluzione è l'interazione tra famiglia, scuola e politica, una rieducazione dei giovani, un avvicinamento ai temi importanti che E possono quali luoghi essere. dove può Ma avvenire questo? sicuramente la piazza, così come il Collegio dei Gesuiti, che è un luogo importantissimo per la nostra città. Ripeto, secondo me la vera soluzione sta nella cultura, ma la cultura nel senso più ampio, che riguarda l'arte, che riguarda la musica, la letteratura, fare appassionare i giovani a quelle che sono le cose essenziali della vita e riuscire a trasmettere, a trasformarli in arte. I giovani alcamesi, secondo me, sono una grande risorsa, bisogna soltanto scoprirli e farli emergere. Si potrebbero Mentre continuiamo la organizzare. discussione in cammino. Sicuramente si potrebbero organizzare, per esempio, ricordo che qualche anno fa si organizzavano dei contest di musica in piazza, far sì che i talenti alcamesi possano ritornare protagonisti, possano portare le loro esperienze e sicuramente farli confrontare sui temi importanti. La Però non ti ho partecipazione. sentito dire una parola in particolare, c'è cioè un luogo in particolare, la cittadella dei giovani. Qual è se ne parla sempre. Tu che sei la più giovane del Consiglio Comunale, come utilizzeresti la cittadella dei giovani? Bene, la cittadella dei giovani sicuramente è una grande risorsa, anche questa. È una struttura bellissima. Tuttavia, a mio avviso, non può soltanto essere gestita dal comune, quindi dall'amministrazione, a partire dai costi di gestione che sicuramente sono molto alti. Bisogna trovare anche lì un'interazione, per esempio con l'università, riuscire a puntare in alto per la cittadella dei giovani, non limitarsi soltanto al territorio alcamese, ma aprirlo verso l'esterno. L'obiettivo sicuramente deve essere quello di vedere e guardare soprattutto in alto. Alcamo non è una città universitaria, quindi puntare ad attirare giovani di tutto il circondario, organizzare, come già per esempio sono state organizzare degli eventi in cui hanno partecipato dei membri dell'Università di Palermo, portare temi importanti all'interno della cittadella dei giovani. Ecco, portare i giovani all'interno di quell'edificio e renderlo vivo attraverso il loro attivismo, ma da tutti i punti di vista, che possono essere anche un'interazione con le scuole locali, con le scuole superiori, per esempio. Renderli attivi all'interno di quel luogo, secondo me, è fondamentale, anche perché sicuramente, ancor più degli universitari, i giovani delle scuole superiori sono quelli che vivono nel territorio, che possono avere una conoscenza, secondo me, anche maggiore dello stesso, che possono spendersi di più. E all'interno ovviamente non si può escludere attività musicali, c'è cioè una sala di registrazione, infatti ci sarà l'area di Scusa, ti co-working. interrompo. Vedo in te essere molto propositiva, avere una bella voglia giovanile, però scevo da polemiche politiche. Certe volte questa amministrazione, anzi, è stata un pochettino tacciata di non avere questa propulsione. Tu che sei all'interno, c'è questa propulsione giovanile?
Sì, sicuramente sì, assolutamente. Ovviamente possiamo migliorare anche in questo. L'obiettivo è riuscire a rendere ancora più attivi i giovani alcamesi. Sicuramente la consulta giovanile, il regolamento sulla consulta giovanile che abbiamo approvato qualche seduta passata in consiglio comunale, aiuterà i giovani alcamesi ad attivarsi e soprattutto a rendere responsabili i giovani nei confronti della città, perché l'obiettivo è questo. Anche noi dobbiamo essere responsabilizzati sia dalla politica, ripeto, che sicuramente è un importante modo per riuscire a spronare i giovani, ma anche dalle scuole, riuscire a dare la possibilità ai giovani di essere responsabilizzati e di poter dare il massimo per la Le propria critiche città. sui grandi temi tipici di una città come Alcamo, sull'acqua, come può essere Alcamo Marina, diciamo, meno male, quali sono quei temi tipici. Ci sono state delle forti tensioni, delle forti critiche. Molti hanno detto che no, il Movimento 5 Stelle lì ha sbagliato. Secondo te è solamente una critica di parte politica oppure realmente qualcosa è stato sbagliato, anche solamente per una questione di essere giovani? Ma in realtà non penso che si sbagli a priori perché si è giovani, non è questo il problema. Molte volte anche le critiche sono pretestuose, specialmente quelle politiche. Ritengo che molti temi possono essere affrontati in maniera diversa, si possono trovare diverse soluzioni. L'obiettivo oggi, ne parlavamo poc'anzi, è quello di riuscire a confrontarsi sui grandi temi con la minoranza, ma soprattutto con la città. Il tema dell'acqua, così come il tema di Alcamo Marina, non sono sicuramente temi di facile risoluzione. L'obiettivo è trovare una soluzione condivisa che possa far convergere più parti sociali. Ripeto, l'obiettivo del Movimento 5 Stelle ad Alcamo è quello di trovare le soluzioni ai grandi temi che sono l'acqua, che sia dare un volto nuovo ad Alcamo Marina, per quanto ci possa dare un volto nuovo. Noi Le riteniamo. risposte, lasciando stare fare parte della maggioranza, però le risposte che ha dato la maggioranza a questa amministrazione, secondo te, è sufficiente? Sì. Sicuramente bisogna continuare a lavorare su alcuni temi per quanto riguarda per esempio il tema dell'acqua. La quarta commissione già da molti mesi lavora su un regolamento, ma sui grandi temi ci stiamo lavorando sicuramente. Un altro grande tema secondo me è l'esternalizzazione dei parcheggi, per esempio. Un altro tema importantissimo sono le riduzioni che abbiamo apportato nel regolamento nel mese di marzo, in cui abbiamo introdotto delle agevolazioni per tutti coloro che vogliono investire sul corso stretto. E questa è una cosa, Corso stretto, un altro tema molto caldo. un tema sicuramente caldissimo. Ad oggi molti contestano la nostra decisione di aver mantenuto chiuso e quindi area pedonale il corso stretto. A mio avviso il Diciamo delle centro. lamentele che secondo te sono solo di parte faziose oppure comunque realmente i commercianti che vivono ogni giorno lì magari sono un pochino comprensibili le critiche perché non hanno magari la possibilità, il tempo di aspettare che arrivi qualche iniziativa, hanno bisogno magari ora di qualcosa di concreto per dire io resto nel corso A mio stretto. avviso, il problema non è sicuramente riconducibile soltanto alla realtà alcamese. Oggi viviamo, già da qualche anno, viviamo in una crisi socio-economica, politico-economica, che non può essere assolutamente esclusa dai nostri discorsi. E sicuramente non è soltanto la chiusura ai pedoni del corso stretto che ha portato questo allontanamento da parte di alcune attività. Io sono convinta che l'amministrazione sta cercando di puntare tanto su quell'area e su le strade perpendicolari alla stessa. Riteniamo che il corso stretto sia sicuramente un biglietto da visita per tutti coloro che vogliono avvicinarsi ad Alcamo. In concreto, quali sono le misure che
ha messo in campo In l'amministrazione. concreto, Se ne è parlato molto in consiglio comunale. esattamente, abbiamo parlato molto di questo, ma a mio avviso bisogna ancora lavorare tanto su questo punto di vista, bisogna fare molta più pubblicità. Sicuramente un giovane che sa che ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda la TARI, la riduzione del 50% per coloro che vanno a investire nel corso stretto, piuttosto che per esempio per gli affittuari che hanno una riduzione del 50% sull'IMU, oppure il suolo pubblico, qui sono esenti, se vanno a investire in quel determinato territorio, io sono convinta che molti potrebbero approcciarsi a poter investire in quel determinato luogo. Sicuramente non è semplice, oggi tuttavia non è semplice nel corso stretto piuttosto che in qualunque area della nostra città andare a investire, ma ripeto, per una crisi che è molto più ampia di quello che è il circuito alcanese. Quindi riteniamo che stiamo spendendo molto per il centro storico. Ok, noi ci fermiamo per una seconda pausa, ci vediamo dopo. Ben ritrovati sempre qua con Noemi Scibilia. Parlavamo di corso stretto, parlavamo di iniziative per i giovani. L'amministrazione ha qualche iniziativa già in cantiere che può attirare i giovani e anche i non giovani? Sì, decisamente. In questo momento stiamo organizzando per il 23 maggio una giornata dedicata a Falcone, ai morti per mafia. Sicuramente l'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle tematiche. Valorizzare Piazza Falcone e Borsellino è uno dei... La tematica della mafia è molto forte. È molto forte, però l'obiettivo da parte di una giovane è quella di far approcciare. Appunto, come vedi tu i giovani, come si rapportano con la piaga mafia? Sicuramente oggi è importante portare questi temi a scuola, è fondamentale il primo approccio che si ha con la mafia per i giovani. E l'obiettivo da parte della politica è quello di sensibilizzare i giovani al tema, ma più di parlare di altri sistemi e di mafia, nel senso più ampio del termine, la cosa importante che vogliamo fare noi con questa manifestazione è parlare di legalità nei termini quotidiani del vivere dei cittadini. Però come arrivare oltre alle scuole, come arrivare invece a quei ragazzi che ai bordi delle strade, che comunque sono totalmente disinteressati alla politica, un po' disinteressati anche alla vita purtroppo, come arrivare a questi giovani? Sicuramente riuscire ad attirarli non soltanto con i grandi temi, riuscire ad attirare i giovani non è semplice oggi. Dicevi bene che oggi purtroppo si è disinteressati anche ai temi importanti, così come ci siamo lasciati andare molto ai social network e abbiamo abbandonato quelle che sono le cose veramente importanti della vita. Sicuramente importante per me è la musica, l'arte, è fondamentale per riuscire ad avvicinare i giovani. Ritengo che ognuno di noi abbia delle propensioni verso qualcosa e per avvicinare i giovani ai temi importanti sicuramente l'arte, la cultura è un passo importante. Tu, giovane che parli con i giovani anche in giro, nelle serate, con le persone magari più disparate, come vedi il futuro di questi giovani anche su questi temi? Sono sensibili oppure bisogna ancora di più sensibilizzarli? Certo, bisogna sicuramente ancora più sensibilizzare su certi temi. Sono convinta, ne ho avuto prova in campagna elettorale, ritorna sempre la campagna elettorale perché è un momento in cui tutta la città si avvicina alla politica. Ciò che riteniamo opportuno è che questo momento di avvicinamento ai temi importanti, perché poi in campagna elettorale non si parla soltanto di politica, ma si parla di temi sociali, si parla di verde pubblico, si parla di quali siano le idee per lo sviluppo della stessa città. L'obiettivo è quello di creare una sorta di campagna elettorale continua, non tanto per la competizione che si crea, ma per i temi che vengono ampiamente dibattuti durante la stessa. Ma Ecco. secondo te, scusa se ti interrompo, è una mancanza di valori, come si dice normalmente, oppure è, diciamo, questa frase un po' solo bigotta? Ma in realtà,
Sicuramente la prospettiva è diversa e sicuramente ogni esperienza è diversa dall'altra, nel senso che io sono una giovane, a 20 anni mi ritrovo in consiglio comunale, che a mio avviso è una delle esperienze più belle che fino ad oggi ho fatto. Sono uscita dalla scuola superiore, già dopo il primo anno di università sono entrata in questo nuovo mondo, che è un mondo che mi sta aiutando a vedere le cose in maniera diversa e ritengo che ogni giovane ha necessità di interessarsi a temi importanti come possono essere lo sviluppo della propria città e ritengo ancora più opportuno che ogni giovane possa interessarsi al proprio territorio perché è soltanto attraverso i giovani che il futuro può avere sicuramente un volto diverso. Ok, ora cambiamo totalmente argomento, o meglio, non tanto, però, perché parliamo sempre di musica. Quale colonna sonora daresti alla tua vita? Bella domanda. In questo momento mi viene di dirti Gaber, libertà e partecipazione. Secondo me è una delle espressioni più belle della musica, ma soprattutto riesce a incarnare quello che è l'ideale di democrazia, che è appunto la libertà. Se non c'è libertà, non c'è assolutamente possibilità di dire la propria, di poter esprimere un pensiero che è plurale, eterogeneo rispetto ad altri. Invece, quale colonna sonora o canzone daresti ad Alcamo? Quale colonna sonora darei ad Alcamo? Bella domanda. La domanda mette in crisi un po' tutti. Un cantautore palermitano che oggi è stato anche ad Alcamo, hanno impressioni, è Antonio Di Martino, è un ragazzo che secondo me è espressione del nostro territorio, di Palermo, che di recente ha fatto un nuovo album che cerca di riprendere la Sicilia, il Messico, l'omogeneità tra questi due territori. Una canzone potrebbe essere Un mondo raro. Noi abbiamo finito questa camminata, ci vediamo alla prossima puntata dell'incontro.